Ciao, sono la dottoressa Katia Lalli. Oggi con te voglio parlare di dieta detox. Che cos'è la dieta detox? La dieta detox è una dieta depurativa che ci permette di andare a perdere quei chiletti di troppo, perché ci permette di andare ad eliminare tutte le tossine e tutti i liquidi in eccesso che abbiamo accumulato, soprattutto dopo grandi abbuffate come per esempio quelle festive. Che cosa ci permette di fare questa dieta che di solito si segue almeno per 7-10 giorni, quello di andare a purificare, ad eliminare le tossine che si sono accumulate nel fegato, nei reni, nell'intestino, a livello anche della pelle, di circolazione, quindi proprio di edema e di gonfiore. Quindi ci permette di ritrovare poi il nostro peso forma e di ritrovare anche lo splendore e la bellezza della nostra pelle. Prima di tutto, dobbiamo considerare degli alimenti che sono vietati in questa dieta detox, almeno per 7 giorni, proprio per eliminare tutte le tossine, e sono l'alcol, le bibite gassate, caffè, dolci. In quantità, cioè proprio le abbuffate di dolci, lo zucchero, e poi latte e latticini che vanno a intasare e a creare tossine a livello dell'intestino. Tutti gli altri cibi invece sono liberi, quindi la carne, sia rossa, magra che bianca, senza pelle, quindi pollo e tacchino senza pelle, almeno 2-3 volte a settimana. Poi ci sono tutti i cereali integrali. Possono le uova almeno una volta a settimana, e poi frutta e verdura in quantità. I consigli: quali sono i consigli per questa dieta detox, quindi in questi 7 giorni? Prima di tutto bere almeno 2 litri, 3 litri d'acqua al giorno, aumentare l'attività sportiva, quindi almeno delle passeggiate. La sudorazione infatti permette di migliorare la circolazione sia linfatica che del sangue, permettendo l'eliminazione di tutti i liquidi poi in eccesso. Oltre all'attività, alla mattina presto svegliatevi, bevete un bicchiere di acqua tiepida con spremuto mezzo limone. Serve a attivare il metabolismo e quindi ad attivare anche l'eliminazione delle tossine. Frutta e verdura abbiamo detto in quantità, e mangiate anche verdura e frutta cruda perché preservano meglio tutti i principi nutritivi. E poi considerate che in questa dieta detossicante potreste avere anche come effetti collaterali i primi giorni mal di testa e un pochettino di diarrea. Tutto nella normalità, rientra proprio nella dieta detox. Questi effetti svaniranno però nel giro di 2-3 giorni. Naturalmente il consiglio è di seguire questa alimentazione così particolare soltanto per pochissimi giorni, massimo una settimana. Eventualmente, se volete perdere più peso e non volete fare soltanto una dieta detox, parlatene naturalmente con uno specialista. Inoltre, ricordati che alla farmacia Denardo il tuo benessere ci sta a cuore.